Un bottino succulento, quasi 600.000 euro, sul quale qualcuno aveva pensato di mettere le mani, ma il tentativo di raggiro ai danni di un anziano è stato scoperto da un medico che ha avvisato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Tutto era iniziato una decina di anni fa, quando il professionista aveva preso in carico una coppia di anziani affetti dagli acciacchi dell'età. Nel corso del tempo era nata una profonda amicizia tra il medico, marito e la moglie, che si affidavano alle sue cure. Anche dopo la morte dell'anziano, la signora aveva iniziato ad affidarsi sempre più al dottore dal momento che non aveva altri parenti. Anche il figlio del professionista si occupava di lei. Quando alla soglia dei 90 anni però le condizioni di salute della donna si sono aggravate, il dottore e il figlio, come se si trattasse di una loro parente, si erano occupati di trovare una sistemazione in una casa di cura, accertandosi che venisse trattata con tutti i riguardi. Ed è proprio per ringraziare quelli che ormai considerava come suoi familiari che l'anziano aveva nominato il medico beneficiario di due polizze assicurative per un valore di quasi 600.000 euro. Ma la scorsa estate, durante una delle solite visite all'anziano, il dottore si è accorto che qualcosa non andava. La donna, sempre gentilissima e aperta, aveva cambiato atteggiamento nei suoi confronti e anche nei confronti del figlio, mostrandosi sempre più distante nei rapporti. Insospettito dall'improvviso cambiamento, il professionista ha iniziato a fare una piccola indagine per capire cosa stesse accadendo e pensò di rivolgersi alla responsabile della struttura. Ed è a questo punto che scoprì che un'altra persona si era avvicinata all'anziana. Il figlio di una degente della struttura poi deceduta, anche dopo la morte della madre, continuava a fare visita alla novantenne. A svelare il mistero ci pensò il promotore finanziario della donna, che dopo aver contattato il medico gli aveva spiegato che la signora era improvvisamente intenzionata a cambiare i beneficiari delle polizze. Ed è stato a questo punto che il medico si è rivolto ad un legale e la procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta per accertare che la donna non sia stata raggirata.